Buongiorno, il film di oggi si intitola Io, Daniel Blake ed è l'ultimo lavoro del regista Ken Loach, un regista unico in tutta la storia del cinema perché è 81enne e da 50 anni più o meno fa sempre lo stesso film, sia come tecnica che come argomento e per questo motivo è da alcuni molto lodato, da altri invece un po' più criticato. Unico perché nel panorama mondiale, l'unico che proprio affronta sempre problemi della persona qualsiasi, del piccolo proletario sfortunato contro le angherie del potere e della burocrazia. Racconta sempre le storie di gente qualsiasi, poveri disgraziati, possiamo dire, alle prese con problemi politici, burocratici, come in questo caso, o comunque sociali. Da sempre Ken Loach, che è soprannominato Ken il Rosso, non per il colore dei capelli, da sempre Ken Loach privilegia questo sguardo di empatia verso i più poveri contro il potere e quindi è davvero unico nel suo genere. Inglese, ha vinto per due volte la Palma d'Oro a Cannes a distanza di 26 anni l'uno dall'altro. L'ultimo premio che ha vinto è stato proprio con questo film, Io, Daniel Blake, che racconta la storia di come dicevo prima, di un povero inglese alle prese con la burocrazia. Ken Loach solitamente appassiona molto. È un regista capace di suscitare grandi entusiasmi, grandi adesioni e anche la sua tecnica è sempre più tecnica di regia, è sempre più o meno uguale, come se girasse un documentario, quindi falsamente, fintamente trascurata, in effetti è una regia molto attenta, molto ben curata, molto ben fatta, però è una regia che sembra quasi non ci sia, sembra quasi privilegiare il tono documentaristico rispetto alla finzione, tant'è che Ken Loach anche un autore di famosi documentari. Quasi tutti i film, molti film di Ken Loach sono incentrati anche come titolo su una persona qualsiasi, quindi io, Daniel Blake, oppure il mio amico Eric, oppure anche dal titolo c'è il nome comune di una persona. E Ken Loach tratta proprio storie di gente qualsiasi. Grazie, spero che vi piaccia, alla prossima.